Amore? Puoi venire, è uscito. Nel cuore del reattore ci saranno 118 tonnellate di uranio. Ce ne saranno di atomi di uranio da rompere. Ma, Jamie, dove si trovano i neutroni per bombardare tutti questi nuclei? I neutroni si trovano già lì dentro. Ricordate, quando un nucleo di uranio 235 si rompe, libera energia. Il calore, radiazioni e due o tre neutroni. Se uno di questi neutroni è catturato da un altro nucleo... Scemo, io esco! Sei comodo? In che senso sto comoda? Sto parlando con te. E con chi stai parlando? Con Beppe. Con chi? Beppe. Sei matto, non c'è nessuno là. Ancora qualche giorno e raggiungerò finalmente il mio... Vogliamo da fare quattro passi? Ma sei impazzito, fa un freddo cane. Ci copriremo bene, vero Beppe? Usciamo. Sarebbe la fine. Che cosa possiamo fare? Questa si chiama concorrenza sleale. Esci, Beppe, vai. Bene, vedi? Sai, credo che il piccolo, il pane bruciato, non piaccia. Siedi, Beppe. Thank you.
Tutto bene? Non c'è nessuno lì, maledizione! Non imprecare la madre il bambino! Dico che non c'è nessuno! Robe da matti. Sarebbe da rinchiuderti. Ma quanti anni avrebbe questa bambina? Circa 10, vero Beppe? Su per giù, 10. Ma allora perché tutte queste smancerie? Buone per un po' parte. Non ci si rivolge così a un ragazzo di 10 anni. Ma noi scherziamo, vero Beppe? Vieni a fare una passeggiata con noi? Non sono mica pazza io. Andiamo. Abbiamo fatto un tratto di corsa, sono giù di allenamento, ma gli ho dato del filo da torcere, vero Beppe? Oddio! Niente paura, cara, mi metterò in forma, ne ho bisogno per stare al passo con Beppe. Oddio! Dobbiamo provvedere per il letto del ragazzo. Il letto? Sì, per dormire. Guarda, lo so, sai a che cosa serve un letto. Ma perché ne hai bisogno? Dove hai dormito ieri notte? Da qualche parte. Non ha bisogno di un letto. Perché non esiste, non è reale. Lo capisci? Sistemiamo una brandina pieghevole in camera nostra. Non ce la voglio in camera. Ma se non esiste, che differenza fa dove dormi? No, no, no. Gli preparerò il letto sul divano che abbiamo in cameretta. Non è bello che dorma in camera col suo papà. Amore? Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unica al mondo, amore, dimmi cosa mai posso fare per te. Tu sei l'unica al mondo. Se i pensieri dividi con me, io ti voglio aiutare, amore, amore. Eravamo due cowboy, ben ben, lei si voltò, ben ben, di colpo lei, ben ben, a terra mi gettò, la 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 la. Non si può fermare il tempo, 15 anni aveva lei, quando mi baciò, ben ben, di colpo lei a terra mi gettò. Lei si voltò, ben ben, di colpo lei, ben ben. Basta giocattoli, ne è piena la casa. Eravamo due cowboy, ben ben, lei si voltò, ben ben, a terra mi gettò. 15 anni aveva lei, ben ben. Ti è piaciuto lo scherzo? Beppe me lo fa spesso. Un po' di sangue, cara? Questa sera io e Beppe andiamo al cinema, danno un film western. Vieni anche tu, dai. Non mi piacciono i film western. Domani andiamo in montagna. Non mi piace la montagna. Allora andiamo al mare. Non so nuotare. Beppe è bravissimo, ti potrebbe insegnare.
secondo binario. Il treno da Verona è in ritardo di 50 minuti. Intercity per Milano parte dal quarto binario. Treno regionale da Verona viaggia con 50 minuti di ritardo. Sciocchezze. Treno regionale da Bologna arriverà con 90 minuti di ritardo. Deve essere rinchiuso in un ospedale per malati di mente. Matteo, diglielo subito. C'è una donna in mezzo ai binari. Fermate il treno, fermate il treno. Capo stazione, i comandi sono bloccati. Fermate quel treno, fermate quel treno. Sciocchezze. Fermati, sei impazzita!